pazzo, dobbiamo andarcene! Sono finiti gli anni in cui sognavamo la libertà. Questi sono gli anni in cui ce la prendiamo. Si chiama Pistoia 1944 ed è il titolo di un lungometraggio pronto per essere prodotto e girato. L'idea è quella di un'associazione pesciatina dal nome Ars 44, formata da ragazzi, studenti e lavoratori che hanno unito le forze per narrare la storia di uno dei partigiani più significativi della resistenza pistoiese, ovvero Silvano Fedi. La pellicola, ambientata nella Pistoia degli anni 40, vuole rappresentare uno spaccato dell'epoca e della lotta antifascista di Fedi e dei suoi compagni. L'idea nasce dopo la lettura di un diario di guerra da parte dei ragazzi, un diario scritto talmente bene che già sembrava una sceneggiatura per conto suo. Allora, principalmente l'idea è nata dalla voglia di... conoscendo questa storia di... dopo essersi informati un po' sulla storia del partigiano e ciò che ha fatto a Pistoia e tutto, di voler trasmettere, voler far conoscere una storia che a quanto pare ai pistoiesi è un po' sconosciuta. Quindi, essendo una storia così bella, vogliamo raccontarla e pubblicarla. Qual è stato l'input? Cos'è che ha fatto scattare la scintilla? Diciamo un po' per caso che... il comune ci ha chiesto di creare un cortometraggio per a noi ci ha chiesto di creare un cortometraggio per il giorno della memoria l'8 settembre, che è la liberazione di Pistoia, e creando questo cortometraggio sulla resistenza pistoiese abbiamo conosciuto la storia, ci è piaciuta, abbiamo voluto approfondirla e da lì abbiamo deciso di rendere il cortometraggio un lungometraggio, quindi a cui stiamo lavorando ancora. Dario, tu ti sei occupato un po' della sceneggiatura, poi ti occuperai un po' del montaggio anche. Come è stato scritto un film sulla vita di un partigiano? No, è stato molto interessante, anche perché effettivamente è una storia che non tutti conoscono. Come si rende la vita di un partigiano cinematografica? Ti sei ispirato a qualcuno, a qualcosa che avevi già visto? Più che altro ho preso le mie conoscenze, sono andato a diritto. Sì. Invece con Martina tu ti occupi delle scenografie e della ricerca di location, perché c'è da stare molto attenti a questo passaggio. Sono passaggi molto delicati, perché siamo fortunati perché il paesaggio toscano si presta molto bene, perché è già bello di suo com'è. Però alcune location come la fortezza di Santa Barbara o le ville Sbertoli, per dire, sono bellezze così già naturali che cerchiamo di sfruttare così come sono, perché appunto sono luoghi dove si è svolta veramente la storia, quindi è anche più semplice della sceneggiatura. Adesso il progetto entra nel momento più difficile, ovvero quello della produzione. Sicuramente un impegno importante è quello di fare un film d'epoca, ma altrettanto importante per la città di Pistoia, proprio nell'anno della capitale della cultura. Se poi pensate che regista e collaboratori non arrivano ai 25 anni, possiamo dire che il progetto merita veramente di nascere sotto i migliori auspici. Chi fosse interessato può visitare la pagina ufficiale sui social network e il sito pistoia1944.com.